Bentornati a colazione con i Bradipi e bentornati all'ennesima discussione morale. Oggi parliamo di arti bionici. All'ennesimo trauma morale, proprio perché sempre dibattiti su cose che probabilmente non potremo mai sperimentare, comunque Beh, non va siamo così bene. lontani. No, però vogliamo portare il discorso, secondo me, a livelli, diciamo, molto, molto futuri, perché noi siamo alle radici, comunque, di questo discorso, per quel nostro tempo, alle radici anche di questa cosa, però. Sempre ottimista, c'è È al principio. Mi Giacomo. piace l'umanità. Comunque. Anche la vita a quanto pare. Silenzio. Guardate tutti la sua maglietta, che bellina, ne parlavo prima. Grandazzotto. Sempre questo ci riporta a lunedì scorso, ma non è vero. Andiamo Era avanti. lunedì scorso, Era lunedì maglietta, scorso, pane. esatto. Comunque, arti bionici, questo non è un discorso da sì, no, pro, contro. Il fatto, diciamo, di per sé è No. questo. Eh? No, Sì, pro, contro. non è sì pro contro, però no, è proprio questione del discorso. Sì, è com'è che si può dire? È un passo in avanti per l'umanità, è qualcosa di positivo perché comunque questi Come permette passa avere un uomo? Un passo incredibile per l'umanità. per la robotica, sì. Quando l'uomo si sostituirà ai robot, Cioè, totalmente inizierà. quando l'uomo si sostituirà ai No, quando robot. il robot si sostituirà. Ecco. Ok, va bene. Capovolgiamo, va bene. Forse riusciamo a iniziare il discorso. No! Si tratta comunque, il discorso è questo. Quando gli arti bionici inizieranno a essere, cioè, com'è che si può dire, a essere installati non per ridare comunque una vita. E disabilitati. Esattamente, comunque riaiutare le persone, cioè riaiutare, aiutare le persone che, a cui È manca successo una, qualcosa, esattamente, vittime di dice. incidenti così, ma quando questi verranno sostituiti per fare del male, O fare del bene. anche però fare del Beh, male, concentriamoci su quello. vedete, in questo modo la rivolta delle macchine è inevitabile. Sarà meglio che qualcuno possa combattere alla pari, più o meno. Quello sì, ma quando la rivolta delle macchine sarà capeggiata da un cervello umano. No, questo è il nostro discorso, infatti. No, Perché sono di due per cose sé. No, diverse. beh, di per sé. Il problema è questo: che di per sé, secondo me, la macchina non parte dal presupposto di concepire il male per quello. Invece. Non facciamo un discorso No, sull'intelligenza infatti. artificiale, c'è Benvenuti a un episodio di anche mezz'ora. È cioè, quello. dopo diventa troppo lunga la digressione. No, io, ma infatti io non dico questo, cioè io non sto parlando di intelligenza Beh, artificiale, intelligenza diversamente artificiosa. No, sto parlando ok. del discorso, ad esempio, di quando ci ritroveremo con quello che potrebbe essere un criminale normale nella media, un semplice Sì, con le rapinatore, super braccia. esatto, che riesce ad aprire la porta di una banca con un pugno a causa del suo braccio da pistone Ci dei saranno biker dei super miles per quello. poliziotti a questo punto, come in Deus Ex. Esatto, inizierà ad essere uno scontro ad armi pari per Sarà quello. bellissimo. Il problema è proprio che quando ci ritroveremo a questo punto, in questa situazione dove l'arto bionico non sarà più semplicemente la sostituzione di un arto perso e quindi, come dicevamo prima, un ritorno alla normalità, no, verrà usato per scopi illegittimi. Non so cosa dire, è ovvio. Allora, dal mio punto di vista, la Cioè, cosa. come tutte le cose nell'umanità, c'è Esatto. stata l'invenzione, poi c'è stato chi l'ha usato in malo modo e chi l'ha usato Nel modo bene. pochi, molto pochi, però. Però ci sono tutti e due. Non mi piace No. l'umanità, perché ci vorrà la patente per avere gli arti bionici un Beh, giorno. probabilmente, si spera, in qualche test, non come in America. Ah, vuoi l'arto bionico? Tieni l'arto Ecco, bionico. chiunque per quello. Vabbè. No, sto guardando un video l'altro giorno di Di cosa? uno che gli piacciono le Gli arti pistoline, le bio. armine, Ah, ok. no? Ed è in America, in Texas, ovviamente. E niente, parlava delle legislazioni un po' così, cioè, Della legge che sono americana. un po' molto free, e in più faceva vedere questo fucile completamente ad aria compressa che sparava un calibro 50. Io non me ne intendo, però credo Ma che è letale.
siamo già, cioè, sì, la caccia ci tiri giù i cervi, serviva per quello. Ah no, aspetta, io non avevo no, aspetta, stiamo parlando di un fucile. No, io pensavo ad aria compressa. Aria compressa. Quindi dovrebbe sparare i palli, cioè spara tipo dei pallini, quelli dell'aria compressa, però li spara di ferro e calibro 50. Vabbè, comunque non è questo il punto. Sì, no, il punto è che essendo ad aria compressa, la legislazione americana la puoi comprare, non c'è problema. Non è un'arma. Ci tiri giù un cervo, non è un'arma. Ah, ecco, infatti c'era qualcosa che mi aveva confuso, anche perché io... No, io di per me di armi non capisco nulla per quello, però comunque stiamo divagando un pelo. No, era per dire, cioè, se gli arti bionici finiranno sul mercato così, speriamo che ci siano delle legislazioni non come quelle americane. Ok, in quel senso, okay, sì, potrebbe essere. Compra gli arti bionici, compra! Ma vuoi cinque gambe? Prendila! Ma secondo me è anche questione come, ecco, ad esempio come differenza tra quello che può essere una pistola ad aria compressa e un fucile ad aria compressa, un'arma ad aria compressa e un'arma effettivamente reale per quello, cioè, però, ok, se ad aria compressa ti tira giù un cervo, ok, però diciamo ad aria compressa comunque in sì, quelli che sono i limiti da... esatto, esattamente, soft air, sì, paintball, anche una cosa di questo tipo, militare o non militare, com'è che si chiamano, con dei joule comunque limitati per quello, l'ho detto bene? Sì. Non mi ricordo se sono i joule effettivamente, però se ci sono i joule hai detto bene. Nel caso, scusate l'ignoranza, ma vabbè, mi interessa fino ad un certo punto, ma ok. No. Comunque con una pressione limitata, con esattamente una potenza limitata. Ovviamente. Nel caso degli arti bionici. Sì, che abbiano comunque. Dovrebbe cioè, essere tipo... solo un'assistenza, tipo una pedalata assistita. Esatto, nel senso, posso con questa mano cosa posso fare? Posso aprire il vasetto dei cetrioli? Sì, va bene. Posso rompere il appunto, perché devono andare a sostituire effettivamente quelle che no, quello che l'altro perso. Dovrebbero no. Non penso proprio che... No, cioè, allora, secondo me... un avanzamento dell'umanità, secondo me. No, aspetta però. Avanzamento però fino... in che situazioni? A svolgere certi compiti, lavori, così. Cioè, tipo la mano bionica svizzera, che tipo nel mignolo c'è il coltellino, dovrebbero essere delle assistenze sui lavori, su carichi pesanti, quelle cose lì. Secondo me una cosa del genere non dovrebbe essere, cioè lì va bene ad esempio per un esoscheletro, per qualcosa di temporaneo, non per qualcosa di perenne. Ok, va bene, allora ecco, allora però è come dare a una persona molto nervosa una pistola e fargliela tenere in macchina. Magari non la dai a una persona molto nervosa, come dicevamo prima. Speriamo che non li faccia in America per primo. Umanità, che l'America non abbia alcuna paura, cioè. Ma non vuol dire che se, cioè, non è questione che sarà solo in America o che inizierà l'America o non è l'America a parte, sono gli esseri umani il problema in generale. No, direi. Non tutti. No, non tutti, però sempre questione che secondo me la questione è questa: se si vuole, diciamo, mantenere la pace o il quieto vivere in generale, almeno per i primi tempi così, le protesi devono essere semplicemente delle riproduzioni o delle sostituzioni di quelle che possono essere effettivamente, cioè di quello che è effettivamente l'arto amputato, l'arto mancante per quello. Quindi nulla di eccessivo, nulla di... nel senso, non è che adesso mi è dato l'arto nuovo, tiro un pugno al muro o la finestra. Mi sembra piaciuta una finestra in quel punto. Esatto, e io quello che dico, secondo me dovrebbero essere semplicemente la sostituzione. Come dicevo, cosa può fare quest'arto qua? La forza necessaria per aprire il vaso di cetrioli, così, cioè, cose del genere per quello. Di più. Allora passiamo. Deus Ex, non c'è mai giocato a Deus Ex. Ma io dico, non è una sostituzione, è un... voler ritornare alla normalità per quello, al quieto vivere, alla cosa. Non io voglio fare giardinaggio con il mio arto bionico, non voglio. E ci sposti le querce al posto del vasetto. No, allora patentino per gli arti bionici. Al posto di spostare il fiorellino, no, il sasso fai fatica, sposti direttamente la diga dove vuoi, la quercia, no? La diga dove vuoi. Sì, perché fare un arginetto con i sassi? Mettici una diga direttamente. Sì, perché avere una mano quando posso avere la pala di una ruspa, ad esempio? Beh, non è proprio comoda nella vita.
Cioè, c'è qualcosa che ci ha insegnato Warhammer perché posso avere semplicemente un corpo umano quando posso avere il mio cervello umano in un corpo robotico mega avanzato. 40.000, sì, ovviamente. Era sottinteso, cioè. Ovvio. Se non sapete cos'è Warhammer, questa cosa non vi ha turbato per niente proprio. Invece sapete cos'è Warhammer, vi ha turbato perché non era 40.000. Lode all'imperatore, ma Lord vince. Wag. Sì, Wag. No, cosa? Mica tanto. Mica tanto l'imperatore, no? L'imperatore. Tu cosa che facevi? Ma giocare scuro. Gli oscuri. No, allora Gli Eldar oscuri. Sì, quel che c'aveva la balestrina. Ah no, aspetta, tu giocavi normale. Ah, normale. Quello normale per okay. Mi sa. Ok. No, 40.000 non mi ha mai appassionato. No, non ho fatto qualche partita. Comunque. No. Comunque no, non stavamo parlando di Warhammer, stavamo parlando del fatto che non, secondo me non è pericoloso dare certi poteri a certe persone. Vabbè, ma tu parli come se ci fosse la possibilità. Io parlo come probabilmente un giorno ci sarà la possibilità, no, di decidere se darle uno piuttosto che un altro. Ok. In realtà no, qualcuno se li prenderà. Qualcuno andrà in una clinica di un vicoletto oscuro a farsi cambiare le braccia e tornerà come si chiamava quello della Marvel con i braccioni? Colosso. No, Colosso a... Ah no, non della Marvel, quello di Mortal Kombat che aveva le due braccia... Ah, non mi ricordo il nome. Vabbè, lui. Quindi a quel punto ormai uno c'era già. Tanto quindi tanto male averli tutti, quindi... Anarchia. Se qualcuno mi tira un pugno, tanto vale avere una mascella abbastanza forte da resistere. Da non sostenere il da. Cioè, da non sostenere. Da non subire il da. Qui la questione morale va ben oltre, perché ad un certo punto uno dice... Ma è ovvio che... Ah, ad esempio... No, aspetta. Ad esempio, quando è giusto... qual è il limite per dire la semplice sostituzione di una persona che ha perso l'arto, ad esempio per un incidente sul lavoro, per una cosa, okay. E quando questa qui invece si automutila solo per potersi modificare, cioè non c'è questo problema, non c'è adesso, ma un giorno, anche se ci sarà, è una questione etica, rimane sempre la stessa cosa. Se non c'è la possibilità di controllarlo, non c'è problema, perché tanto non puoi controllarlo. Se invece c'è la possibilità di controllarlo, non c'è problema, puoi solamente lasciare che accada. No, se invece puoi controllare la distribuzione, puoi mettere delle regole effettive. Quello sì, regole che ovviamente qualcuno un giorno andrà a infrangere. Allora non facciamo più niente. Nasciamo con già il cordone da appendere al tetto, eh? Non vedo un futuro roseo per l'umanità. Bisogna avere un po' di speranze. No, assolutamente nessuna speranza, nessun... Non sono fiducioso. Comunque l'episodio direi che possiamo terminarlo qua a questo punto. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. È stato tragico, non abbiamo trovato una soluzione. Voi datemi ragione qua sotto. No, fateci sapere cosa pensate, ma cosa pensate. Adesso sono la mia giornata è molto più triste, decisamente più triste. No, è vero, non c'è una effettivamente una vera e propria soluzione. È qualcosa che nel caso succeda sarà inevitabile, però se non lo puoi controllare. Non c'è da preoccuparti, non la puoi controllare. Se la puoi controllare, la controlli, quindi non c'è da preoccuparsi. Vedo già incontri clandestini con persone con arti di ogni pinzone, cose del genere. E niente. Comunque, noi ci vediamo lunedì prossimo.